Carissimi pogonotomaniaci, bentornati e bentrovati, probabilmente bentornato anch'io perché è un po' che mancavo sul canale di Pogonotomania. Come avrete potuto vedere questa sorta di locandina che ho ricreato in stile vintage, ho intenzione per qualche video di proporre questi rasoi provenienti dal passato, anche perché sinceramente non ho avuto il benché minimo tempo di produrre altre cose, anzi ho letto al volo qualche secondo fa un messaggio su Telegram da parte dell'amico Dario Lazzarini dove qualcuno chiedeva a noi del gruppo live, quindi Marco, Dario, Bruno e il sottoscritto, di fare un video con i prodotti che abbiamo messo in fondo ai cassetti che non sopportiamo e di spiegarne anche il perché. Non riesco a produrlo, ho già sistemato tutte le cose per fare questo genere di video, quindi andare a riproporre in una visione attuale, quelli che sono i rasoi che si utilizzavano un tempo che ormai non c'è più perché i produttori, come giusto che sia, stanno cavalcando l'onda di questa rasatura tradizionale, cosiddetta tradizionale, quindi stanno proponendo sempre nuovi rasoi, nuovi saponi e via dicendo. Quindi un breve tuffo nel passato, un breve così ricordo dei tempi che furono. E quindi per qualche video proporrò questo genere di argomentazione, pochi video perché in realtà pochi sono i rasoi vintage in mio possesso. E fra l'altro voglio ringraziare pubblicamente il mio amico Ariotti Gianluca che l'ultima volta che ci siamo visti mi ha regalato questo splendido esemplare di Gillette Slim Adjustable, quindi anche questo diventerà prossimamente attore di uno dei video. Quindi oggi ho intenzione di riproporre questo bellissimo esemplare di Gillette Tech and Ball, rasoio che a quanto detto dal figlio del proprietario risale agli anni 50-60, giù di lì, seconda metà degli anni 50. Quindi arrivato fino ai giorni nostri, non proprio in splendide condizioni, in quanto ho dovuto riportarlo allo stato attuale con un poderoso lavoro di pulizia. Trattasi di un rasoietto piccolo, manico in alluminio, testa in metallo, non credo proprio sia alluminio, e si nota ancora, non so se riesco a farvelo vedere sul coprilametta, questa sorta di serigrafia con la dicitura, la scritta Gillette, proprio perché Gillette, questo signore qui, è stato il maggior produttore di rasoi di sicurezza per un discreto periodo di tempo, anzi, oserei dire probabilmente il maggior produttore. Allora, come la metta? Andrò ad utilizzare ovviamente una Gillette Platinum e utilizzerò questa lametta per tutti i rasoi vintage che andrò a provare perché sono tutti dell'omonima casa. Dunque, andiamo ad armare il piccolino e fra l'altro si denota senz'altro, eccola qua, una grandissima qualità costruttiva in questi rasoi, cosa che probabilmente oggi possiamo ritrovare soltanto su rasoi di una certa gamma, di un certo prezzo. Ecco, io ho avuto la fortuna o la sfortuna, non lo so, dipende, sfortuna perché è ovvio, a questo punto sono vecchio, di vivere nell'epoca in cui questi rasoi erano ancora acquistabili, diciamo, presso banalmente un qualsiasi tabaccaio e mamma mia, li avessimo oggi, io penso che sarei l'uomo più felice del mondo, quantomeno per ciò che concerne, scusate, la rasatura. Allora, ovviamente trattasi di rasoi, come ribadito, vecchi di un tempo andato, tempo in cui non c'erano
tutte le produzioni attuali. Quindi nella rasatura che oggi intendiamo come tradizionale, ma che un tempo era la normalità, ci si accontentava, scusa, sono stanco, ci si accontentava di prodotti che oggi vengono definiti da banco, ma che, come ho ribadito più volte, secondo me hanno un eccellente rapporto qualità-prezzo, magari non arrivano ai post-rasatura dei prodotti attuali, però senz'altro non fanno rimpiangere l'uso delle bombolette spray. Quindi mi sciacquo il viso, partiamo con l'insaponatura e vediamo come si comporta questo Gillette Tech, questo nonno del passato. Arrivo subito. Barba di 3 giorni, 2 giorni e mezzo, 3 giorni. Quindi pre-barba, pro raso rosso, rossa. Oggi userò tutta la linea rossa di pro raso. Anche perché tra un po' arriverà il caldo, quindi sarà il caso di abbandonarla. Ma oggi qui in Brianza piove, fa un freddo ladro, quindi ci sta bene anche la nostra rossa dell'inverno. Ok, pre-barba messo, vado a mettere un po' d'acqua calda all'interno del sapone, ovviamente pro raso super formula in questo caso, e come pennellino. Adesso lo scaldo un attimo, poi ve lo mostro. Piccolino di casa Omega in setola di maiale. Wow, ho fatto un macello. Eccolo qua. Bellissimo, a parer mio, è l'Omega 175. Sono andato a vedermelo perché la mia memoria è molto discutibile. Dunque, iniziamo un breve prelievo. Pennellino umido, non l'ho messo in bagno tutta notte perché in questi 15 giorni, 3 settimane che sono mancato, mi sono sfogato con delle rasature personali e il pennellino che ho utilizzato costantemente è proprio questo Omeghino qui, molto, molto simpatico, molto piccolo, adattissimo per il montaggio in viso. Ok, direi che è sufficiente così. Di nuovo una sciacquatina e partiamo con l'insaponatura. Eccoci qua. Pronti? Via. In realtà il mio primo rasoio non è stato un, oddio, ho visto un pelo, un Gillette Tech, ma acquistai un G1000 che era, credo, la versione europea dei vecchi Slim Twist. Attualmente non possiedo più un G1000, però ho uno Slim Twist in discrete condizioni, eccolo qua il pelucchio, pelucco. Quindi nei prossimi video vedremo anche quello. E fra l'altro, questo Gillette Tech che andrò ad utilizzare oggi è l'unico dei vintage in mio possesso con la chiusura a vite, perché tutti gli altri, quindi nella maggior parte dei casi, Gillette proponeva rasoi con chiusura a farfalla e già si intravedeva la necessità di rendere più veloce l'operazione di rasatura semplicemente montando la lama all'interno del rasoio con un'azione più rapida. Dunque, Gillette Tech Pro Raso Rossa e lametta Gillette. Allora, rasoio piccolino, come piacciono a me, delicato.
in ogni caso efficace. Ecco, ogni tanto capita sempre qualcuno che chiede, ma quante volte usi una lametta? Quante volte consigli? Ogni quanto consigli di sostituire la lama? Allora, lo ribadisco, io per questioni di video metto una lama nuova tutte le volte, però faccio notare che qui da qualche parte c'è scritto che probabilmente i rasoi Gillette contenevano delle lame, queste Gillette Blade, 12 lame doppia lama sostanzialmente, quindi 24 parti taglienti, e fa notare che possono funzionare fra le 20 e le 40 rasature, quindi non lo dico io. Lo disse il produttore delle lame. Ora, da 20 a 40 mi sembra un po' esagerato, ma anche perché non sono, o quantomeno non erano, le lamette che utilizziamo oggi. Probabilmente erano lame un po' più coriacee, un po' più resistenti, però magari è anche eccessivo cambiarla tutte le volte, chi lo sa. Certo, come giusto che sia, per il prezzo che hanno, è conveniente avere una lama nuova ad ogni rasatura, però non c'è nemmeno da scandalizzarsi se si dovessero utilizzare per più rasature. Ah, favoloso. Andiamo un attimo qua. Zona baffi. Perfetto. Allora, passaggio di pelo andato. Un'altra sciacquatina, una seconda insaponata e andiamo col passaggio di pelo traverso. Vado a prelevare ancora un po' di prodotto perché pennellino piccolo è il prelievo minimo, c'è poco da fare, proprio logica. Profumo della ProRaso mi piace sempre particolarmente, soprattutto quello della rossa. Il sapone che monta decisamente bene, molto pastoso. Ok, bene, passaggio di pelo traverso col gillettino. Qui non c'è più niente. Segno che il rasoio ha una geometria ottima. Allora, potrei fermarmi qui, fare solo qualche rifinitura, ma va bene, dai, andiamo di contropelo per l'ultima passata. Quello che è rimasto nel pennello. Va bene, dai, è sufficiente così.
Ok, e via di contropelo. Intanto ringrazio tutte le persone che mi hanno chiesto privatamente che fine avessi fatto. Impegni lavorativi, meno male che ci sono. E anzi, ribadisco, settimana prossima, sabato, avrò degli esami di guida dei miei ragazzi, quindi mi devo dedicare a loro. E domenica ci sarà uno sfigato che deve fare a me un corso di aggiornamento, perché gli istruttori, gli insegnanti di scuola guida ogni tot anni devono sorbirsi 8 ore di aggiornamento, e quindi tutta la domenica se ne andrà a sentire magari cose che già conosco. Oh, perfetto. Zona baffi. Questo qua che si sente fuori, il mio padrone di casa che sta parlando in brianzolo. Ok. Bene. Mamma mia, rasatura spettacolare, oserei dire. Quindi mi sciacquo il viso, ma non mettere neanche l'allume di Rocca, perché tanto non ci sono tagli, non ci sono irritazioni. Andiamo di dopobarba. Sempre il grande Gianluca, in tutti i sensi, altissimo, grande, mi ha regalato fra le varie cose ProRaso rossa dopo barba, che qui da noi è introvabile, oserei dire stessa profumazione del sapone, e l'ho usato in questi giorni, a parer mio lascia proprio un ottimo post. Oh, anche una discreta persistenza. Allora, chiudiamo il dopobarba, un po' d'aria. Bene, allora arriviamo alle conclusioni. Conclusioni, beh, che c'è da dire? ProRaso rossa in tutta la linea, quindi prebarba, sapone, dopobarba, a parer mio ottimo sapone. Ecco, la cosa che mi spiace, ma l'ho detto tante volte, si sa, riallacciandomi anche al discorso rasatura tradizionale. Oggi parliamo di rasatura tradizionale, ma io che ci sono passato all'epoca non era rasatura tradizionale, era la rasatura, appunto, quello c'era, un rasoio, una lametta, un sapone, un pennello, un dopobarba e andavi avanti così. Oggi come oggi, devo dirlo, purtroppo si assiste spesso ad una gara verso il prodotto migliore, il rasoio più bello. Ora, finché questa diventa una passione, vabbè, non ci sono problemi, è giusto che sia così, è giusto che le passioni vengano nutrite, altrimenti non avrebbero ragione di esistere. Ma quando si trasforma il tutto in una competizione a chi ha il prodotto migliore, ecco, secondo me si va a travisare un po' quello che è, o quantomeno che era, il concetto di rasatura che oggi si va a riproporre come tradizionale. Quindi i nostri nonni si rasavano con poco, con prodotti umili, se vogliamo, e ottenevano comunque delle rasature molto decorose. Spiace, quantomeno mi spiace, che vengano così trattati male questi prodotti che per generazioni hanno costituito l'unico elemento proponibile e l'unico elemento acquistabile per affrontare quella che era la rasatura. Ho letto
Oh, mamma mia. Allora, ho letto un commento devastante su, per esempio, Palmolive. Palmolive, veramente, ho letto un commento che mi ha infastidito e per il quale ho deciso di togliermi da diversi canali perché la voglia era di rispondere e rispondere male. Poi non è nel mio carattere perché poi se inizio a rispondere male dopo mi conosco, ecco, come se si aprisse la diga del Vajont. Allora me ne sono stato zitto, me ne sono andato, così sento meno cazzate e vivo bene. Quindi prodotti che comunque danno ottimi risultati, ce l'ho qui davanti al video il risultato, ma veniamo così, all'attore principale, questo Gillette Tech. Secondo me, probabilmente all'epoca, nella sua economicità, era un rasoio di basso rango, ma comunque una progettazione che, ragazzi, averne oggi di strumenti del genere. Purtroppo, ecco, ribadisco, qui dalle nostre parti sono introvabili. Mi metterò alla ricerca, vi ho detto che ho trovato questo mercatino, vedrò se riuscirò a trovare qualcosa, magari anche da riattare, da poter riproporre per l'utilizzo. Macchine a dir poco meravigliose. Quindi, grazie a questo signore qui. Peccato che gli amministratori che hanno continuato nella sua azienda abbiano scelto strade diverse, però che volete, questa è la vita. Ottimo, veramente ottimo. Nel caso in cui troviate degli esemplari, ma non spaventatevi anche nel caso in cui fossero così visivamente in cattive condizioni. Questo era veramente messo male, con un po' di pazienza, spazzolino, detersivo, pasta lucidante, si riescono a riportare a una vita decorosa. Quindi, carissimi, il video si conclude qui. Ottima rasatura. Per qualche video proporrò ancora altri rasoi di un tempo, altri nonnetti vintage della pogonotomia, ma questo proporre video non avverrà settimana prossima perché, come ribadito, non ci sarò. Quindi io vi ringrazio, un salutone a tutti, ci vediamo dunque fra 15 giorni sul canale di Pogonotomania per un nuovo video. Ciao a tutti da Andrea e dal canale di, ovviamente, Pogonotomania. Ciao ragazzi, alla prossima!